Agosto 1993. Manuela Petilli Marchelli è una ragazzina di 15 anni. Vive a Strambino, un paese di 6.000 abitanti vicino ad Ivrea, in Piemonte. Manuela è cresciuta con la mamma Raffaella, che l'ha avuta a soli 18 anni. Sono cresciute insieme. Da un anno Manuela frequenta un ragazzo, Paolo Lombardi, di 17 anni. Conosce anche i suoi genitori e frequenta spesso casa sua. Nonostante abbiano un rapporto quasi da sorelle, vista la poca differenza di età, Raffaella non è estremamente permissiva con la figlia. Alle 5 del pomeriggio deve essere a casa se esce. E inoltre non è d'accordo che Manuela abbia un fidanzato, soprattutto inizialmente. La ragazzina però si era imposta con il suo carattere forte e aveva continuato a frequentare Paolo. Così alla fine Raffaella aveva ceduto. Manuela è molto innamorata di Paolo. Gli scrive in continuazione bigliettini, soprattutto prima di andare a dormire, e anche quando litigavano. In uno di questi bigliettini, Manuela, ad esempio, scrive: «Ricordati di registrarmi la cassetta e vaffanculo!» I genitori di Manuela si sono separati quando lei era piccolissima. Non aveva nemmeno 2 anni, e quando il Tribunale dei Minori concede a Raffaella l'affidamento della piccola, il padre Alfonso è già andato via di casa. L'infanzia di Manuela è segnata dalle guerre familiari tra i parenti della madre e quelli del padre. L'ultima risale a 5 anni prima, quando Alfonso Petilli si appella ancora una volta al tribunale per ottenere l'affidamento che gli era stato negato nel 1980. Manuela e suo padre si vedono raramente. Alfonso Petilli racconta: «Vedevo di rado Manuela, ma lei mi voleva molto bene. Io sapevo che frequentava una compagnia ambigua che tra i suoi amici, distinti di santo, ce n'erano ben pochi. Era già fuggita 1 anno fa, l'avevano ritrovata dopo 2 giorni in un bar a Torino». Lunedì 2 agosto, Manuela va a pranzo a casa del nonno materno a Ivrea. Telefona al suo fidanzatino, Paolo, chiedendogli di andare a prenderla alla stazione di Strambino. Gli dice che sarà lì col treno verso le 15.30. Quando Manuela arriva alla stazione di Ivrea, però, scopre che il treno del primo pomeriggio per Strambino è stato cancellato. È infatti entrato in vigore il nuovo orario estivo. Manuela chiede informazioni al bigliettaio della stazione, il quale le suggerisce di prendere un pullman. A questo punto la ragazzina attraversa la strada e si dirige verso la stazione degli autobus. Maria Maniscalchi, commessa in una gastronomia di fronte al capolinea degli autobus, la nota. Era sola, camminava a passo svelto e fumava. Paolo, intanto, aspetta Manuela alla stazione. «L'ho aspettata per oltre 1 ora, poi preoccupato sono corso ad avvertire sua madre. Non è da lei arrivare in ritardo agli appuntamenti, Manuela non l'ha mai fatto». Anche la famiglia e gli amici di Manuela confermano che non sia assolutamente una persona in grado di avere dei colpi di testa. «È una ragazzina anche timida, riservata. Non va neanche in discoteca», dicono. Passano le ore. Manuela non rientra a casa. Non poteva prendere il treno per via dello sciopero. Nessuno l'ha vista salire sull'autobus e soprattutto Manuela non ha avvisato nessuno. Avrebbe chiamato da un telefono pubblico. Non avrebbe mai fatto preoccupare sua madre Paolo. Forse, se non ha chiamato, è perché era convinta di arrivare in qualche modo a Strambino, magari grazie al passaggio di qualcuno, che ora, pensano tutti, potrebbe averle fatto del male. L'8 agosto del 1993, un trafiletto sul giornale parla di lei. Si chiama Manuela Petilli Marchelli, ha 15 anni e abita con sua madre a Strambino, a 10 km da Ivrea. Manuela è sparita intorno alle 3 del pomeriggio del 2 agosto e una sua conoscente l'ha vista alla stazione di Ivrea. Stava aspettando il treno che l'avrebbe riportata a casa. La ragazza ha un fidanzatino, si chiama Paolo Lombardi e ha 17 anni. Quella notte ha ricevuto una telefonata anonima. La famiglia di Manuela è convinta che la ragazzina non avrebbe mai accettato passaggi dagli sconosciuti. Martedì 10 agosto, la stampa titola: Manuela, fuga o rapimento. Da 8 giorni Manuela sembra sparita nel nulla. La mattina del 2 agosto l'aveva passata con i suoi nonni, con cui aveva pranzato per poi andare alla stazione. «Ho il treno alle 2:30, ci vediamo presto». Manuela si è diretta verso la stazione di Ivrea a piedi, ma sul treno non ci è mai salita, così come non è mai arrivata a Strambino, dove vive con la mamma Raffaella in corso Duca degli Abruzzi. La ragazzina è stata vista l'ultima volta alla fermata del pullman di fronte alla stazione. Quel giorno avrebbe dovuto raggiungere Paolo Lombardi, il suo fidanzatino, che l'aspettava a casa per le 15.30. Paolo si è preoccupato quasi subito, dato che Manuela lo aveva sempre avvertito ogni volta che tardava. Paolo non ha più ricevuto chiamate da Manuela, ma una telefonata, molto strana, gli è arrivata alle 3 di notte, la notte successiva alla scomparsa della ragazza.
Appena ho risposto, dice, hanno riattaccato. Dunque quel 2 agosto, Paolo alle 16 arriva a casa di Manuela e avvisa la mamma, che decide di fare subito una denuncia di scomparsa. Non penso ad una fuga, non ne aveva motivo, e poi con chi? Ripete Raffaella. Le forze dell'ordine sono tutte impegnate nella ricerca di Manuela. Tutta la zona è stata setacciata dagli elicotteri, dai vigili del fuoco. Vengono controllati tutti i casolari abbandonati e i campi, ma di Manuela non c'è nessuna traccia. Gli inquirenti seguono alcune piste. La prima è che Manuela si sia allontanata di sua spontanea volontà, ma chi la conosce bene nega assolutamente questa possibilità. Le sue amiche raccontano: Manuela stava bene con noi, non aveva nessun problema né a casa né con Paolo, è impossibile. Un'altra ipotesi, anche poco credibile, è quella di un rapimento. La terza è quella di una disgrazia. 7 anni prima, a Cascinette di Ivrea, era scomparso un ragazzo, Paolo Giglio, studente universitario di 21 anni. La sua auto era stata trovata parcheggiata vicino al lago di Campagna. Da allora nessuna traccia del ragazzo, proprio come nel caso di Manuela. Chi la conosce rifiuta però l'idea che Manuela possa aver commesso un insano gesto. Non si sarebbe mai suicidata, dicono. Vengono stampati i volantini con la sua foto, sotto la quale si legge: piccola, coi capelli neri e gli occhi scuri. Dopo 16 giorni di silenzio non arriva alcun indizio, non un messaggio, non una telefonata. La mamma di Manuela, Raffaella, che ha 33 anni e fa la cameriera, è disperata ma continua a sostenere di non credere all'ipotesi della fuga. Dietro la scomparsa di Manuela, secondo lei, ci deve essere qualcosa di terribile. Me l'hanno uccisa. Adesso ne sono sicura, l'hanno presa, portata via e l'hanno fatta sparire. Il 17 agosto la polizia organizza un'ampia battuta di ricerca e nel Canavese un elicottero sorvola la zona. 30 uomini del commissariato di Ivrea e della Criminal Pol perlustrano con i cani i boschi fino a Cerone, frazione di Strambino, poi la Dora fino alla diga di Mazzè, fino al torrente Chiusella, anche qui nessun risultato. Nella casa di via Duca degli Abruzzi 69, dove Manuela vive con la mamma e il convivente di lei, Claudio Nogara, di 27 anni, sono state sequestrate 7 agendine, all'interno delle quali ci sono frasi scritte da Manuela. Sono prevalentemente frasi di canzoni di Marco Masini o di Claudio Baglioni, dediche al fidanzatino Paolo e nient'altro. Il capo della Criminal Pol piemontese, Antonio Baranello, è molto cauto e procede per esclusioni. Non è stata rapita, nessuno l'ha costretta a salire a forza su un'auto, la ragazza avrebbe urlato, a quell'ora nel pomeriggio mezza Ivrea l'avrebbe sentita. Forse ha fatto l'autostop come le era capitato altre volte in paese, o forse ha incontrato una persona conosciuta di cui si fidava ed è salita con lei in macchina. È difficilissimo che sia scappata. La mamma di Manuela però continua a dire: Manuela è morta, me l'hanno ammazzata, qualcuno me l'ha uccisa. Viva, non la vedrò mai più, adesso aspetto solo che mi portino il suo corpo. Manuela viene cercata ovunque, anche in tutti i campi che da Ivrea arrivano a Chivasso. Il 19 agosto del 1993, alle 3 del pomeriggio a Cerone, frazione di Strambino, Paolo Benedetti, Claudio Coppo e Davide Negri, 3 guardie forestali, stanno controllando la zona per evitare incendi boschivi. Oltre a un campo di grano turco, vicino alla bretella autostradale, c'è una vecchia centrale dell'Enel abbandonata. È un luogo isolato e fatiscente, un brutto posto, conosciuto da tutti come la casa del mostro. Alla fine degli anni 70, in quel luogo orrendo, avvenne una serie di stupri. Un autista dell'Agip, Liborio Testa, di 30 anni, ci portava le ragazze che incontrava per strada e che violentava minacciandole con un coltello. Testa offriva passaggi sulla sua 500, poi portava le ragazze in quel luogo orribile. Aveva cercato di portarci anche Cinzia e Ivana, 2 studentesse di Vidracco, ma tutte e due riuscirono a gettarsi dall'auto in corsa e a denunciarlo. Liborio Testa fu condannato a 5 anni di carcere. Anche la polizia, nei giorni precedenti, era passata proprio lì, perché in quel luogo erano stati nascosti, tra gli impianti semidistrutti dell'Enel, 16 chili tra hashish e marijuana. Le 3 guardie forestali passano davanti alla casa del custode, costruita dopo la guerra, diroccata, e subito sentono un fortissimo odore, pungente. Un odore tremendo. Decidono di entrare. Benedetti e Coppo vogliono salire al piano superiore, ma la scala interna è crollata. Per raggiungere il secondo piano, devono arrampicarsi. Quando arrivano al piano di sopra, in quel luogo così tetro, fatiscente ed inquietante, notano subito
i resti di un vecchio materasso bruciato, ma soprattutto distinguono quello che resta di due gambe nude. Appoggiato a quel materasso, circondato da mattoni, c'è quello che rimane del corpo di una giovane donna. Indossa soltanto gli slip, un paio di scarpe, delle paperine scure. Qualcuno ha cercato di bruciarlo quel corpo, ma il fuoco si è spento prima di completare la sua opera. Dalla vita in su è irriconoscibile, ma il pensiero va subito a Manuela, la ragazzina scomparsa che tutti stanno cercando. I tre chiamano immediatamente le forze dell'ordine e mezz'ora dopo arriva anche la mamma di Manuela. Raffaella è costretta a riconoscere quel che rimane di sua figlia. La riconosce subito dalle paperine. Viene avvertito anche Paolo, il fidanzatino di Manuela, che quando arriva rimane seduto dentro l'auto della polizia, sotto shock e incapace di muoversi. Sostiene però fermamente che Manuela non conoscesse quel posto e che se anche l'avesse conosciuto, non ci sarebbe mai andata né da sola né con qualcuno. Secondo gli inquirenti, Manuela potrebbe essere stata uccisa prima di arrivare a Cerone. Per trasportare il suo corpo al primo piano di quel casolare ci sono volute sicuramente due persone almeno. Intanto si attendono i risultati dell'autopsia. Il sostituto procuratore Lorenzo Fornace, il capo della Criminal Pol Baranello, il commissario Celia, il colonnello dei carabinieri Modugno e il capitano d'Ivrea, Casale, ripercorrono tutte le testimonianze raccolte in quei giorni. Intanto notizia raggiunge Strambino e tutti iniziano a ripensare al caso di una ragazza scomparsa anni prima. Si chiamava Laura Naro, aveva 15 anni ed è stata uccisa. Il suo assassino non è mai stato scoperto. Il giorno di Pasqua del 1986 il suo corpo viene ritrovato nelle acque del lago Sirio. Laura aveva ancora le chiavi di casa appese a un moschettone ai passanti del jeans. Era scomparsa da casa un mese e mezzo prima. Viveva con la sua famiglia a Burolo, nelle campagne di Ivrea. Era sparita una domenica sera. Indossava dei jeans e un giaccone preso in prestito dall'armadio della sorella. «Faccio un salto al bar», aveva detto. Con sé non aveva né denaro né documenti. I genitori avevano lanciato appelli in continuazione, sperando che la scomparsa di Laura fosse dovuta a un colpo di testa. Durante gli appelli la pregano di tornare, di farsi sentire. Laura è stata colpita con un oggetto contundente al capo ed è annegata nelle gelide acque del lago. Sicuramente, dicono gli inquirenti, è stata uccisa poco prima del 30 marzo, quando il suo corpo è riaffiorato. Gli inquirenti sospettano che Laura sia scappata con qualcuno, che abbia passato del tempo con questa persona. In un primo tempo si era pensato ad un giostraio di Bologna, conosciuto in un luna park della zona. L'uomo però era stato rintracciato dopo lunghe ricerche ed è risultato totalmente estraneo alla sparizione di Laura. Gli inquirenti hanno analizzato tutte le sue conoscenze. Laura aveva tantissimi amici e non tutti raccomandabili. Hanno setacciato tutti i numeri di telefono di cui la ragazza era in possesso. Qualcuno aveva raccontato di averla vista spesso in compagnia di un gruppo di tossicodipendenti. Da poco Laura aveva smesso di studiare e aveva abbandonato anche dei corsi che stava frequentando. Lavorava saltuariamente e spesso non rientrava neppure a casa la sera. Manuela usciva spesso, è vero, conosceva tantissime persone, ma non avrebbe mai fatto preoccupare la sua famiglia e il suo fidanzato. La mamma Raffaella aveva avuto quel terribile presentimento e non si sbagliava. Secondo una prima analisi sommaria, la morte di Manuela Petilli risale ad almeno 5 o 6 giorni prima del suo ritrovamento. Il luogo dove è stata trovata è difficilmente raggiungibile con un'automobile. Le macchine di là passano a fatica. Per salire al primo piano della casa del mostro, le tre guardie forestali hanno dovuto aiutarsi tra loro. Al piano superiore ci sono due stanze, quel che rimane di un piccolo bagno. Macerie, mattoni rotti, cartacce, sporcizia, spazzatura, polvere. C'è un'altra stanza più piccola, con due buchi alle pareti, le finestre sono state fatte a pezzi. Proprio lì hanno trovato il corpo di Manuela. In quel posto orribile, un luogo che avrebbe dovuto essere raso al suolo. Incredibilmente, anche i poliziotti avevano voluto cercare alla vecchia centrale dell'Enel abbandonata e anche loro avevano sentito quel forte odore. Erano entrati nell'ex abitazione del custode e a terra avevano trovato una pelle di vitello. Se n'erano andati, pensando che l'odore acre che sentivano fosse dovuto a quello. Erano andati via, mentre a pochi metri da loro, al piano di sopra, c'era Manuela. Nessuno ha pensato di salire. La scala interna era crollata da tempo. Forse quella pelle di vitello è stata lasciata lì proprio per ingannare i cani poliziotto. O forse un caso. Manuela, figlia bella, che cosa ti hanno fatto? Le grida di Raffaella, che ha dovuto attendere 17 giorni per poter rivedere quel che restava di sua figlia, spaccano il silenzio di quel luogo disperso tra le erbacce.
Raffaella è arrivata al casolare di Cerone a bordo dell'auto del questore di Ivrea, Maurizio Celia. Non riesce neppure a piangere. Paolo si sfoga. Io dicevo che Manuela non sarebbe mai scappata. Quanto l'ho cercata, sono impazzito in questi giorni a pensare a dove potesse essere finita. Ho girato con gli amici per tutto il Canavese. Lei non sarebbe mai rimasta lontana da casa tanto tempo, senza chiamare me o sua madre. Paolo viene sentito a lungo dal comandante dei carabinieri di Strambino e poi dagli inquirenti in procura. A Cerone arriva anche il padre di Manuela, Alfonso Petilli, che rimane in silenzio da solo, incredulo. Raffaella, quando vede la barella con il lenzuolo bianco che copre la sua bambina, urla. Poi qualcuno la allontana. Poco dopo, però, quando il furgone dei necrofori parte, Raffaella si mette a corrergli dietro, disperata, cerca di raggiungere per ultima volta la sua bambina, fino a che un carabiniere la raggiunge, la ferma e la porta via. Le indagini per l'omicidio di Manuela continuano, anche gli inquirenti ipotizzano che sia stata ingannata da qualcuno che conosceva. Non si sarebbe mai fidata di salire su un'auto di uno sconosciuto. Il professor Torre e il collega Lazzari, dopo l'autopsia, spiegano che non si possa affermare con certezza se sia stata violentata o no. Sarà necessario fare altri esami. Il cranio della ragazza è intatto. Nello stomaco ci sono resti di cibo, bisogna stabilire quando sia stato ingerito. Per gli esiti ci vorrà ancora del tempo. Accanto al corpo di Manuela vengono trovati pezzi di oggetti, come ad esempio uno straccio arrotolato. Forse si tratta proprio della sua camicia, usata per strozzarla. Sono stati refertati pezzi di jeans, un reggiseno bruciato insieme al corpo, le mutandine di pizzo bianco e le scarpe che Manuela aveva ancora ai piedi quando è stata ritrovata. Sono paperine scure con la suola di gomma bianca. Sotto ci sono tracce di calcinacci della polvere che ricopre ogni cosa all'interno di quella casa orribile, la casa del mostro. Dunque, quello che può essere definito quasi certo è che Manuela Petilli abbia calpestato quei pavimenti pieni di calcinacci. Questo significa che può essere andata lì con le sue gambe, anche se probabilmente costretta. La mamma di Manuela dice soltanto una frase: «Lo prenderò». Poi racconta: «Io da Ivrea sono scappata via. Ho lavorato a Milano tanto tempo. Avevo 18 anni quando è arrivata Manuela, il padre l'ha riconosciuta e poi se n'è andato». Manuela a volte diceva che voleva più bene a Claudio che alla mamma. Claudio Nogara è il nuovo compagno di Raffaella, è un rilegatore di libri. «Ma sono cose dette così», racconta Marina, titolare di un negozio di jeans a Strambino che conosceva bene Manuela. «Era un tesoro. Veniva qui, si sedeva al fresco, mi raccontava di Paolo. Paolo l'ha cercato ovunque, la sua ragazza. E quando l'hanno trovata, ha smesso di parlare. Non è riuscito più a dire niente. Poi ha deciso di andare a dormire a casa di Manuela, nel suo letto». Gli interrogatori continuano. Di nuovo la madre, il compagno, il padre naturale, il fidanzato, i nonni, gli amici di Strambino. «Lo prenderò, state sicuri». Raffaella lo ripete ancora una volta, uscendo dalla camera mortuaria. «Prenderò l'assassino di mia figlia». Adesso tocca agli altri raccontare quello che sanno. All'ospedale di Ivrea, intanto, viene ricoverato il nonno di Manuela, che ha avuto un infarto. Quando un giornalista chiede a Raffaella se abbiano idea su chi possa essere stato, risponde: «Non mi va di parlare adesso, forse più in là. Prova tu a pensare a come ti sentiresti se ti succedesse una cosa del genere». Raffaella mette anche un cartello sul cancello di casa: «Diffido i giornalisti a fare riprese fotografiche se non autorizzati da me». Quando le dicono che gli inquirenti hanno intenzione di mettere su una squadra antimostro, Raffaella risponde: «Ah sì? Davvero? Ormai è finito tutto per mia figlia». Il 22 agosto del 1993, dopo gli ultimi interrogatori, emerge una nuova indiscrezione. Forse Manuela è stata uccisa da qualcuno che voleva vendicarsi della madre o intimidirla perché non rivelasse ciò che sapeva su vecchie storie. Fino all'anno precedente, Raffaella gestiva una pizzeria al taglio ad Ivrea e lì aveva conosciuto l'attuale convivente, Claudio Nogara. Claudio era a sua volta amico di un uomo assassinato a bastonate e di un altro uomo coinvolto nell'omicidio di Carmelo Rizzo, il panettiere di Strambino ucciso tempo prima. Questa, secondo gli inquirenti, potrebbe essere una nuova pista, insieme al delitto a sfondo sessuale. Tra gli oggetti rinvenuti nella casa del mostro c'è anche un biglietto ferroviario e gli inquirenti stanno cercando di trovare delle impronte digitali. Il questore di Torino, Carlo Ferrigno, è arrivato nel Canavese per un sopralluogo nella casa. Con lui ci sono i suoi uomini più esperti. Inoltre è emersa un'importante testimonianza di una donna che ha raccontato di aver visto Manuela fare l'autostop a Ivrea per raggiungere Strambino quel pomeriggio del 2 agosto. «Se avessi davanti a me quel bastardo, lo strozzerei»,
dice Claudio Nogara. I risultati dell'autopsia non hanno rivelato come sia morta Manuela. Serviranno analisi più approfondite, ma una convinzione gli inquirenti ce l'hanno. Manuela probabilmente è davvero salita in macchina di qualcuno dopo aver fatto l'autostop. Domenica 22 agosto 1993, a pagina 32. La stampa titola «Manuela, uccisa perché si è ribellata». Secondo il vicequestore di Ivrea, Maurizio Celia, Manuela Petilli è stata ammazzata perché si è voluta ribellare di fronte ad un tentativo di violenza sessuale. Chi l'ha portata in quel posto voleva seviziarla. Lei si è ribellata con forza e lui l'ha ammazzata. In che modo? Speriamo di stabilirlo. Nel mirino degli inquirenti ci sono amici, conoscenti, gente che Manuela frequentava. Tutte quelle persone dalle quali Manuela avrebbe accettato senza difficoltà un passaggio in macchina. Persone anche conosciute nella pizzeria che la mamma aveva gestito fino a qualche tempo prima. Oppure al bar di Strambino, dove ogni tanto andava con il suo fidanzato, o ancora sul treno. Chi ha ucciso Manuela è qualcuno che vive da quelle parti. Qualcuno che conosce il casolare abbandonato. Qualcuno che sapeva benissimo come arrivarci. Intanto viene rivelato dalla stampa che alla casa del mostro c'era andata anche la mamma di Manuela insieme al suo convivente e al fidanzatino della ragazza. Era il 3 agosto, il giorno dopo la scomparsa, quando ancora le forze dell'ordine consideravano il mancato rientro a casa di Manuela come una ragazzata. Quando già la mamma di Manuela, da un giorno, aveva voluto denunciarne la scomparsa. «Mia figlia non mi farebbe mai preoccupare. Le è successo qualcosa?» «Ma no, signora. Sarà una ragazzata, vedrà», le avevano detto. Dunque, Raffaella, Claudio e Paolo erano entrati nella centrale elettrica e poi anche nella casa del custode, ma si erano fermati al pian terreno. Non avevano sentito alcun odore strano. Claudio Nogara, il convivente di Raffaella, aveva anche tentato di salire al piano di sopra, ma era troppo difficile, mancava la scala, ci aveva rinunciato. Manuela era a pochi passi da loro. Erano ritornati lì anche una settimana dopo, senza sospettare che Manuela si trovasse proprio lì sopra. Paolo non riesce a darsi pace. «Pensavo che me l'avessero soltanto rapita. Speravo che dopo un po' l'avrebbero lasciata andare e io l'avrei aspettata, invece...» Paolo non si muove più dalla casa di Via Duca degli Abruzzi 69 nel centro storico di Strambino, dove abitava la sua fidanzata. «Voglio restare qui con la sua famiglia». Il ragazzo racconta agli inquirenti di aver ricevuto alcune telefonate mute. La prima è arrivata nel cuore della notte, tra lunedì 2 e martedì 3 agosto. Tre squilli, lui si era precipitato al telefono, ma dall'altra parte non c'era nessuno. La stessa cosa è accaduta anche a casa dei nonni della ragazza. Dopo gli squilli dall'altro capo del telefono, nemmeno una parola. «Io speravo che fosse Manuela. Forse voleva dirmi qualcosa, pensavo, invece no. Con ogni probabilità era l'assassino». Le ultime telefonate anonime sono arrivate venerdì scorso. «Il telefono ha suonato verso le 19.30», racconta il ragazzo. «Anche in questo caso qualcuno dall'altro capo ha buttato giù e da allora nessuno più si è fatto vivo». Lunedì 23 agosto 1993 i giornali parlano di una svolta. Ci sarebbe un super testimone nel delitto di Manuela. Il 2 agosto questo testimone avrebbe visto la ragazzina in compagnia di un uomo e ora sta aiutando i carabinieri a disegnarne un identikit. Emergono intanto altri particolari. Manuela è morta sicuramente il giorno stesso in cui è scomparsa. Lo ha confermato l'analisi dei resti trovati nel suo apparato digerente. Dunque, dopo aver consumato l'ultimo pasto a casa del nonno, Manuela è uscita ed è stata uccisa fra le 14 e le 18. Sul corpo della ragazzina non sono stati trovati segni di frattura né fori di proiettili o tracce di sostanze stupefacenti. La morte è avvenuta per asfissia. Molta attenzione viene rivolta alla cintura di Manuela, che è stata ritrovata a due passi dal casolare. Una cintura di cuoio marrone. Forse è stata stretta al collo per ucciderla. La cintura dovrà essere esaminata dai periti. Dunque, i fatti noti sono questi. Manuela è morta probabilmente tra le 14 e le 18 del 2 agosto, dopo aver consumato l'ultimo pasto a casa del nonno, a Ivrea. Vicino al cadavere di Manuela è stata trovata la sua camicetta. I pantaloni erano sfilati e la cintura era nel prato. Che cosa potrebbe essere accaduto? Ecco alcune ipotesi fatte dagli inquirenti. La prima ipotesi è quella dello sconosciuto. Un'auto si ferma. Manuela accetta il passaggio del suo assassino, che è della zona, e conosce il casolare. La minaccia la costringe ad entrare, le impone di togliersi i pantaloni. Le sfila la cintura e gliela stringe al collo soffocandola. Torna più tardi con un complice e in due riescono a trasportare il corpo e gli effetti personali al piano superiore, ma dimenticano la cintura nel prato. Poi appiccano il fuoco. Forse hanno tentato una violenza di gruppo. Ma mai Manuela sarebbe salita su un'auto con due più sconosciuti? Un'altra ipotesi
il conoscente che le dà un passaggio e con il quale chiacchiera e che poi le propone magari di andare a fumare un po' d'erba in quel vecchio casolare. Lì lui prova un approccio, cerca di violentarla ma lei si ribella e lui la uccide. Un'altra ipotesi è quella della vendetta. Forse a casa di Manuela qualcuno conosce un segreto di troppo e forse è ora di far intendere che cosa potrebbe accadere se lo rivelasse. Offrono dunque un passaggio a Manuela, che non sospetta di nulla perché quelle persone le conosce. Decidono di violentarla e poi di rimandarla a casa, ma si rendono conto che viva sarebbe un pericolo. Un'altra ipotesi è quella dell'amico di famiglia. Manuela fa l'autostop, ma nessuno la carica. O lei cambia idea, così telefona a qualcuno che conosce molto bene. Qualcuno che con una scusa la porta davanti al casolare, le salta addosso e più lei si ribella, più lui si infuria. Martedì 24 agosto si svolgono ad Ivrea, nella chiesa di San Lorenzo, i funerali di Manuela e proprio lo stesso giorno avviene una svolta. La stampa titola «È un nomade l'assassino di Manuela». Si chiama Pietro Ballarin, è di etnia Sinti, ha 27 anni e 9 li ha passati in galera per tentato omicidio, tentata violenza carnale e furto. Secondo i carabinieri è lui il mostro di Strambino, che il 2 agosto ha offerto un passaggio a Manuela, l'ha portata fino alla vecchia centrale dell'Enel, dove ha tentato di violentarla e poi l'ha strangolata. Lui continua a difendersi, dice di conoscere Manuela ma di non averla uccisa. Gli uomini del capitano Casale, intanto, cercano i suoi complici. Sono convinti che qualcuno abbia aiutato Ballarin a trasportare il corpo di Manuela al primo piano di quel casolare della morte. Nella notte c'è stato un altro arresto, quello di Giovanni Lagaren, 22 anni, cognato di Ballarin, che nella vicenda avrebbe avuto un ruolo marginale. Ballarin, 8 anni prima, era finito in manette con un'accusa pesantissima, tentato omicidio plurimo. Era successo alla periferia di Chivasso. Ballarin aveva appena compiuto 18 anni ed era in compagnia del fratello quindicenne, quando aggredì un bambino e una bambina di etnia Rom, di 10 anni. Tentò anche di stuprare la bambina. Li colpì a calci, pugni e coltellate. Poi li abbandonò sul ciglio della strada, convinto che fossero morti. Ma fortunatamente, sebbene in condizioni disperate, i ragazzini erano vivi, si salvarono e fecero i nomi degli aggressori. Ballarin finì subito a processo e il pubblico ministero chiese immediatamente 20 anni. I giudici stabilirono uno sconto di pena in considerazione della giovane età. Venne condannato dunque a 12 anni, più 3 anni di sorveglianza speciale. Poi, in appello, ci fu un'ulteriore riduzione. Ballarin, soprannominato Ringo, era stato messo sotto osservazione dalla polizia e dai carabinieri. Lo avevano già interrogato il 5 agosto, a 3 giorni dalla scomparsa di Manuela. Lo hanno sentito di nuovo il 19 agosto perché non aveva un alibi convincente. Ballarin aveva addirittura partecipato alle ricerche di Manuela quando si sperava che fosse ancora viva e quel giorno sarebbe andato anche al funerale, se non l'avessero arrestato. I Sinti, di cui fa parte Ballarin, conoscevano Manuela. Alcuni erano stati clienti della mamma ai tempi della pizza al taglio. Conoscevano anche Paolo Lombardi, fidanzatino della ragazza, che si arrangia, a rotonda, aggiustando i motorini. I pezzi di ricambio li trovava spesso da Ringo. Ecco dunque come, secondo gli inquirenti, si sarebbero svolti i fatti quel 2 agosto del 1993. Sono circa le 14 e lo scooter di Pietro Ballarin si ferma di fronte a Manuela, che vuole raggiungere Strambino ma ha perso il treno e sta facendo l'autostop. Dopo aver parlato per qualche minuto con Ballarin, lei sale sul sellino. Una ragazza la vede e giorni dopo, quando ormai il cadavere della povera Manuela è già stato trovato, si ricorda di quella scena. Ne parla con il fidanzato carabiniere, il quale le suggerisce di andare subito in caserma. Grazie alla coraggiosa testimonianza della ragazza, viene fatto immediatamente un identikit che somiglia molto alle foto segnaletiche di Pietro Ballarin. E la testimone, dopo averlo osservato per qualche secondo, non ha dubbi. «È lui», dice. Ballarin si difende. Dice che non c'entra niente con la morte di Manuela. «Non le ho mai dato un passaggio», sostiene. Gli inquirenti sono sempre più convinti che Pietro Ballarin sia stato aiutato da qualcuno. Ma perché Manuela si è lasciato condurre alla casa del mostro? Raffaella, la madre, si era rivolta alla comunità Sinti, chiedendo loro di collaborare alle ricerche. Lo aveva fatto per caso o aveva dei sospetti? E se sospettava, perché non ha parlato? Tra i testimoni che mettono in difficoltà Ballarin c'è questa ragazza che avrebbe assistito all'incontro tra Manuela e Pietro e ad una breve discussione tra i due poco prima che Manuela accettasse di salire sul motorino. Il particolare viene confermato anche da un'altra donna, una conoscente in auto che aveva visto la ragazzina fare l'autostop. Questa signora però non si stava recando a Strambino e quindi non le diede un passaggio. La donna racconta di aver notato dallo specchietto retrovisore Manuela che dialogava con un ragazzo su un motorino. Poi,
Un'altra testimone racconta di aver visto Manuela partire sulla moto di Ballarin. Intanto salta fuori, nell'indagine, una lettera. È una lettera che un amico di Manuela le aveva scritto. In questa lettera il ragazzo le chiede: «È vero che quello stronzo di Ringo ti importuna ancora?» Il magistrato Lorenzo Fornace, che coordina le indagini, scava nel passato di Ballarin. Quella condanna espiata in anticipo pesa come un macigno. Il fascicolo del processo svoltosi a Torino nel 1985 e le 20 pagine della perizia psichiatrica del professor Ugo Fornari vengono rianalizzate. Ballarin era stato definito un criminale in assenza assoluta di ogni segno di patologia mentale. Dopo l'arresto, nel 1985, aveva accennato una specie di giustificazione al suo crimine. «Volevamo vendicarci dei Rom». Lui, che apparteneva ai Sinti, aveva voluto vendicarsi su due ragazzini di 10 anni, Rom. Poi aveva cercato di scaricare la responsabilità sul fratello Luigi, attribuendosi solo un ruolo passivo. Durante il processo, Pietro Ballarin ritratta e si inventa il suo ruolo di salvatore dei bambini. «Io commetto solo rapine e furti, altro basta. Mi sono preso tutta la colpa per difendere mio fratello e così mi sono rovinato. Ero appena uscito dal Ferrante a Porti per dei furti. Mi sono già fatto 3 anni di riformatorio giudiziario a Pesaro e adesso me ne farò altri 3 o 4. Mio fratello mi ha portato lì dove c'erano quei bambini feriti. Me l'ha confessato lui di aver fatto così perché erano cattivi. Io ho cercato di pulirli, poi li ho messi sulla strada perché qualcuno li trovasse. Nessuno mi ha creduto e mi hanno arrestato. I carabinieri mi hanno fatto dire tutto quello che volevano a furia di botte». Ugo Fornari osserva che Ballarin non colga la contraddittorietà di determinate sue affermazioni e tende a deresponsabilizzarsi proiettando le sue colpe su altri. Per lo psichiatra, il problema intellettivo di Ballarin è di tipo lieve e non è rilevante ai fini dell'attuazione dell'imputabilità. Quel 2 agosto Manuela e Pietro Ballarin si trovavano a pochi metri dalla fermata dell'autobus. La testimone ha sentito il dialogo tra i due ragazzi. «Dai, sali, ti porto a casa io». «Non è il caso, non ho voglia». «Dai, cosa aspetti?» «Non ho voglia, e poi su quel motorino in due non si può viaggiare». «E vabbè, noi prendiamo una stradina di campagna, così non incontriamo i carabinieri». La donna ha notato anche Giovanni Lagaren, cognato di Ballarin, scendere dal motorino pochi metri prima della fermata dell'autobus e allontanarsi. Ballarin invece si era avvicinato e aveva parlato con Manuela. La strada alla periferia di Ivrea, che porta al casolare della morte, parte da dietro una discoteca, il Frenzy, e passa su una manciata di chilometri di sterrato. Quella strada è stata scoperta dai carabinieri del capitano Casale, che hanno controllato le campagne di Strambino e Ivrea con un elicottero. Stavano proprio cercando una strada con quelle caratteristiche che arrivasse fino a Strambino, la strada che Manuela ha percorso col suo assassino. È proprio quella, la stessa che finisce di fianco alla casa del mostro. Poco più in là c'è la stazione di Strambino, dove Paolo, il fidanzato di Manuela, quel 2 agosto l'aveva aspettata invano. Da quella strada le pattuglie dei carabinieri non passano mai. La si può percorrere anche con un cinquantino, proprio quel motorino, uno Sfera rosso della Piaggio, che non si trova più. Gli investigatori sono convinti che l'avesse comprato Giovanni Lagaren prima del 2 agosto, ma lui nega. Manuela si era fidata di Pietro Ballarin perché lo conosceva. Gliel'aveva presentato nel settembre del 92 un suo ex fidanzatino, Mario Pompiglio. Da quel giorno Manuela e Ballarin avevano iniziato a parlarsi, poi lui era finito in carcere per furto. Gli inquirenti stanno cercando un complice e sono convinti che l'assassino di Manuela non possa assolutamente aver agito da solo. Servono 2 persone per tirare su un corpo fino al primo piano di quella casa diroccata. Un altro testimone avrebbe visto sfrecciare fuori da quella stradina un'automobile a tutta velocità. Il 27 agosto del 1993 si svolge il primo interrogatorio per Ballarin e Lagaren. Il giudice per le indagini preliminari Antonio De Marchi dovrà convalidare o meno il fermo. La madre di Manuela si tormenta e si chiede perché sia andata in quella maledetta casa. «Mi è difficile credere che mia figlia ci sia andata volontariamente, forse per una volta ha ceduto a una curiosità. A mia figlia ho sempre spiegato che non doveva fidarsi degli sconosciuti e lei non si fidava. Non sarebbe mai andata con uno sconosciuto, infatti, quando non ha trovato il treno, mia figlia è andata a cercare un pullman e non un passaggio. Manuela non era il tipo da frequentare gli zingari. Non frequentarli però non significa non conoscerli. In paese ci si vede tutti i giorni, si pensa di potersi fidare». La mamma di Manuela nega di conoscere Ballarin. Conosceva invece il cognato, Lagaren, ora in carcere per falsa testimonianza. «Abitano a Ivrea da sempre, li conosco tutti. Quando avevo il bar, le donne venivano a mangiare lì da me. Da oggi lasciatemi stare». Pietro Ballarin, quando i carabinieri lo accusano di aver ucciso Manuela e di averla bruciata, dice una frase agghiacciante. «A chi se ne frega, tra un mese sono fuori. E prima che io muoia, sapete quanti me ne porto con me?»
Ballarin ammette di aver conosciuto Manuela ad una sagra. Il suo avvocato, Ferdinando Ferrero, dice: «È innocente, il 2 agosto non era da quelle parti». Quando è stato arrestato, Ballarin stava giocando a bocce a Strambino. Era in libertà da 2 mesi, dal 2 giugno, dopo aver scontato 8 mesi per furto. Manuela sicuramente conosceva Ballarin, ma non era a conoscenza di tutti i suoi precedenti. Paolo, il suo fidanzato, dice: «Manu era una brava ragazza, la conoscevo bene, e io so che con Ballarin in moto non ci sarebbe mai salita. Secondo me non è stato lui ad ammazzarmela». Ballarin continua a sostenere di conoscere appena la vittima. «L'ho vista solo in giro. Non l'ho incontrata il giorno della scomparsa e non ci siamo mai frequentati». I carabinieri però trovano un testimone che racconta il contrario. Si frequentavano da tempo ed erano stati ben più che conoscenti. Il GIP Cecilia Marino riscontra elementi sufficienti per convalidare il fermo di Ballarin. Intanto ai carabinieri e alla polizia arrivano tantissime telefonate anonime, tutte persone pronte a giurare che Pietro Ballarin quel 2 agosto non fosse a Ivrea. Gli manca un alibi convincente. L'avvocato Ferrero dice che se avesse avuto qualcosa da nascondere, un alibi se lo sarebbe certamente creato. Esattamente un mese dopo l'omicidio di Manuela, il 2 settembre del 93, Pietro viene messo di fronte alla super testimone per il primo riconoscimento ufficiale. Il riconoscimento avviene attraverso uno specchio, in modo da mantenere segreta l'identità della donna. L'avvocato Ferdinando Ferrero si oppone. Per lui l'identificazione non può avere valore di prova perché le fotografie di Ballarin e della quindicenne sono state pubblicate da tutti i giornali e trasmesse in televisione. La PM Cecilia Marino però respinge la richiesta e fissa il confronto. La testimone riconosce immediatamente senza dubbio alcuno Ballarin. Intanto sono state trovate importanti informazioni riguardo lo scooter rosso su cui Pietro Ballarin aveva caricato Manuela. Il motorino è stato rubato ad un architetto il 29 luglio. Il furto era stato denunciato alla polizia 2 giorni più tardi. Pietro Ballarin rimane in carcere. Il Tribunale della Libertà ritiene che gli indizi nei suoi confronti siano sufficienti per mantenere il provvedimento di custodia cautelare. La motivazione, inoltre, fa riferimento al pericolo di fuga e all'inquinamento delle prove, oltre che ai suoi precedenti. Intanto la Procura di Ivrea stabilisce che debbano essere effettuati nuovi esami sul cadavere di Manuela, che dovrà essere esumata. Questi esami hanno lo scopo ben preciso di accertare una volta per tutte le cause della morte, questo ad un mese esatto dalla data del funerale. Toccherà ai medici legali, Carlo Torre e Giorgio Lazzari, eseguire la seconda autopsia. L'attenzione sarà tutta rivolta alle ossa. Si cercano tracce di una morte violenta, magari di un soffocamento. Se Manuela fosse stata uccisa con le mani o con un pezzo di stoffa stretto sulla carotide, sulle ossa del collo dovrebbero esserci dei segni. Scartata invece l'ipotesi dell'accoltellamento. L'avvocato Ferrero, che difende Ballarin, continua a sostenere che fino a quel momento non ci siano elementi che provino l'omicidio volontario. Il 14 ottobre del 1993, la stampa pubblica la notizia riguardante i risultati della nuova perizia sulla morte di Manuela. La ragazzina è stata strangolata con la sua camicetta, arrotolata a mo' di corda. Al momento della morte aveva le mani legate dietro la schiena. Questi particolari confermano l'aggressione a scopo sessuale e il successivo omicidio, forse legato ad un raptus o probabilmente per tappare la bocca per sempre alla ragazza. Un altro elemento importante per l'indagine è quel biglietto ferroviario comprato il 2 agosto per la tratta di Ivrea a Strambino, trovato accanto al corpo di Emanuela. Quel biglietto non è stato usato e il bigliettaio ha dichiarato di non aver venduto alcun biglietto a Manuela perché quel treno che lei doveva prendere era stato soppresso. Secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato perso dall'assassino, da qualcuno che intendeva raggiungere Strambino con lo stesso treno della ragazza e che non era stato informato della soppressione dello stesso. La mancanza del convoglio potrebbe aver indotto entrambi a cercare una soluzione alternativa e durante il viaggio la ragazza sarebbe stata aggredita. Ma per quale motivo Pietro Ballarin avrebbe dovuto acquistare un biglietto del treno? La testimone che ha raccontato di aver visto Manuela e Ballarin parlare racconta che ad un certo punto lui si sia allontanato verso la stazione per poi tornare poco dopo. Era forse andato ad acquistare quel biglietto? La procura di Ivrea chiede a chiunque quel maledetto 2 agosto abbia comprato un biglietto a Ivrea di fornire informazioni a riguardo. Gli inquirenti si interessano solo a quelli venduti durante il turno di lavoro del bigliettaio Mazzolini. La sua macchinetta quel giorno ne ha preparati 151, compreso quello trovato accanto al cadavere. Intanto, alla fine di novembre del 93, torna in libertà Giovanni Lagaren, 22 anni, arrestato nell'agosto precedente per falsa testimonianza. Il ragazzo aveva sempre negato di aver prestato uno scooter al cognato. A metà dicembre del 93 emerge un nuovo retroscena. Manuela stava con Ringo. Questo è il titolo comparso sul quotidiano La Stampa sabato 11 dicembre. Non si tratta di pettegolezzi, lo hanno accertato le indagini condotte dalla procura di Ivrea. L'inchiesta del PM Fornace ha procurato nuovi importantissimi indizi. Manuela e Pietro Ballarin avevano avuto una storia, durata poche settimane, nella primavera del 1992. All'epoca lui era appena uscito dal carcere. Ad agosto, però, i due già non si frequentavano più.
Manuela si era fidanzata con Paolo Lombardi e Ballarini invece si era sposato. A testimoniarlo ci sarebbe una lettera scritta a Manuela da un suo amico. Alla luce di queste novità, Paolo Lombardi continua a sostenere che non ci fosse nessuna ragione per cui Manuela dovesse seguire Ballarin dentro quel casolare. A gennaio del 1994 c'è un nuovo confronto in procura tra la super testimone e Pietro Ballarin. «Vivo nella paura, ma non ritratto nulla. Il 2 agosto vidi Manuela salire sullo scooter rosso. Quando ho saputo che era stata uccisa, ho subito deciso di andare in caserma. I miei genitori avrebbero preferito che io non parlassi, ma tacere era una responsabilità troppo grande, io non me la sono sentita». Una foto di Manuela, pubblicata sulla stampa, del 17 agosto, ha confermato i miei sospetti. La sera prima su Rete 4 ho seguito un servizio che parlava di una giovane scomparsa da casa. Quando ho visto la foto, ho capito di essere stata una delle ultime persone a vedere Manuela. La sera che hanno detto che Manuela era stata uccisa, ho capito che era giunto il momento di parlare. Mi ha convinta il mio fidanzato, un carabiniere ausiliario, ma da allora ho paura. Quando vedo uno zingaro scappo, mi nascondo e succede anche sul lavoro. Per fortuna i colleghi e i miei superiori hanno compreso e mi aiutano. La perizia consegnata al sostituto procuratore Lorenzo Fornace dai medici Michele Torre e Giorgio Lazzari non offre ulteriori risposte alle due domande chiave del giallo. Quando, precisamente, e in che modo sia morta Manuela? Ciò a causa del lungo lasso di tempo trascorso tra il momento della morte avvenuta tra il 2 e il 3 agosto e quello del ritrovamento 17 giorni più tardi. Il difensore di Ballarin è convinto di trarne una conferma per la sua linea difensiva. Anche sull'ora della morte continuano i dubbi. I periti non sono stati in grado di stabilirla con certezza, poiché il processo di decomposizione potrebbe essere stato accelerato o rallentato da fattori esterni. E questo, per l'avvocato, è un altro punto a favore di Ballarin. Mercoledì 11 maggio del 94 viene data notizia della chiusura dell'inchiesta sull'omicidio di Manuela. In 50 pagine vengono depositate le accuse all'unico indagato e il PM chiede che Ballarin venga processato per l'omicidio di Manuela. È accusato di omicidio, violenza carnale, ratto a fini di libidine e soppressione di cadavere. Quanto basta per essere condannati all'ergastolo? Contro di lui c'è la testimonianza della super testimone che ha visto Manuela salire sul suo scooter. Inoltre, dopo essere stata notata alla stazione di Ivrea, Manuela sparisce e viene uccisa. Ballarin non ha un alibi per il giorno della scomparsa della ragazza. Le versioni sono contraddittorie. Inoltre, i precedenti penali dell'uomo vanno dalla tentata violenza carnale al tentato omicidio. La difesa sostiene invece che nessuna ferita abbia spiegato esattamente come sia morta Manuela, né è dimostrabile la violenza carnale. Il 9 giugno del 1994 il GIP De Marchi stabilisce il rinvio a giudizio per Ballarin davanti alla Corte d'Assise di Ivrea il 28 novembre successivo. Venerdì 26 agosto, qualcuno dà fuoco all'auto del fidanzato della super testimone adunando le sue dichiarazioni. Si tratta sicuramente di un gesto di vendetta legato alle sue dichiarazioni che hanno messo nei guai Pietro Ballarin. Il 12 ottobre i giornali riportano la notizia dell'arresto del suocero di Ballarin, Alessandro Lagaren, di 48 anni. L'uomo è accusato di aver minacciato la super testimone del processo contro suo genero. Alessandro Lagaren era ricercato dopo che ad aprile aveva tentato di far salire sulla sua vecchia 127 Barbara, 20 anni, la principale accusatrice di suo genero. La ragazza era stata seguita da Lagaren che voleva assolutamente darle un passaggio e le aveva fatto anche delle velate minacce. Un mese dopo, il suocero e il cognato di Ballarin si erano recati nel negozio dove la ragazza lavorava e l'avevano fissata con insistenza. Per molto tempo, Barbara è costretta a cambiare casa e a mettere un cognome falso sul campanello. Intanto Alessandro Lagaren respinge disperatamente le accuse, piange e giura di non aver mai minacciato la ragazza. Il GIP donato dalla procura di Ivrea però decide che l'uomo deve restare in carcere. Mercoledì 30 novembre 1994 Barbara, la testimone coraggiosa, inchioda nuovamente Ballarin, mentre dichiara in aula di riconoscere in lui la persona che parlava con Manuela quel maledetto 2 agosto del 1993. È circondata dagli agenti, ha paura, è stata minacciata e costretta a cambiare casa, a nascondersi, ma parla e pronuncia 3 sole parole. Sì, è lui. Questo basta all'accusa. Quel giorno ero alla stazione di Ivrea. Dovevo vedere un mio amico di nascosto dal mio fidanzato di allora. Insomma, lo faceva cornuto, dice l'avvocato Ferrero, il difensore di Ballarin, come se la colpa di una ragazza di nemmeno 20 anni che tradisce il suo fidanzatino fosse da sottolineare in un processo al suo cliente, accusato invece di un crimine atroce e con precedenti penali da incubo. Barbara non ascolta quella provocazione. Va dritta e continua. Erano circa le 15:15 e a un metro da me c'era Manuela. La notai per quei pantaloni sfrangiati che io con le mie gambe mai avrei potuto indossare. Quel ragazzo arrivò dal centro di Ivrea, si fermò davanti a lei e il suo scooter amaranto nuovo brillante strideva con la trasandatezza dei suoi vestiti.
Indossava una maglietta simile ad una canottiera, jeans sbiaditi, senza cintura, aveva carnagione olivastra e i denti grigi, sporgenti. Pensai, o è un drogato o è uno zingaro. Dopo aver parlato con Manuela e averle tra l'altro chiesto «Perché non posso venire a trovarti?», Ballarin era entrato nella stazione, dopo aver appoggiato lo scooter ad un palo. Poco dopo è uscito e si è diretto verso una macchina color oro metallizzata e ha detto qualcosa all'uomo seduto alla guida. Sicuramente un nomade, anche lui. Poi quel dialogo, già raccontato agli inquirenti. Lui che insiste per accompagnarla a Strambino. Lei che dice di no. E infine sale con lui sullo scooter, mentre l'auto oro metallizzata parte e va nella stessa direzione del motorino. Fuori dall'aula c'è una signora stretta nel suo cappotto, piange disperata. È Enellina Pollo, di 68 anni, ed è la persona alla quale Manuela quel giorno aveva chiesto un passaggio. «Mi darebbe un passaggio fino a Strambino?» «Non posso, tesoro, devo tornare a Bollengo». Adesso la signora si dispera. Dovevo accompagnarla, me lo sentivo che dovevo aiutarla. Era così carina e gentile, facevo già manovra quando mi sono fermata un attimo, quasi quasi un passaggio glielo do. Ho pensato, ma sa, accudivo una persona malata, non volevo lasciarla da sola. Da quando ho saputo non riesco più a dormire. Il 29 novembre del 1994 arriva in aula un testimone a favore di Ballarin. È un uomo di 80 anni, si chiama Pompeo Giovanni De Giuli. Dopo un anno dal delitto, racconta agli inquirenti di aver visto Manuela, quel 2 agosto 1993, discutere con dei ragazzi fermi su un'auto. In aula c'è anche la mamma di Manuela, che un mese prima ha avuto un altro bambino dal suo compagno, Claudio Nogara. A dicembre sfilano in aula altri testimoni. Mario Pompilio, di 19 anni, che era stato un fidanzatino di Manuela, e racconta di aver presentato lui, Pietro Ballarin, alla ragazza. Ballarin era rimasto colpito e le aveva chiesto di mettersi con lui. Manuela aveva rifiutato subito. Ballarin andò su tutte le furie, dice Mario. Urlava «Come no? Perché no?». Mario racconta di essere dovuto intervenire. L'avvocato di Ballarin cerca di sottolineare il fatto che la ragazza avesse comunque delle compagnie particolari, non proprio degli stinchi di santo. La difesa di Ballarin, inoltre, si serve delle testimonianze di una benzinaia che ricorda che Ballarin andasse a fare rifornimento da lei con un motorino grigio, non con uno rosso amaranto. Il 5 dicembre, un colpo di scena. Pompeo De Giuli, l'ottantenne testimone a favore di Ballarin, ritratta tutto. Aveva detto mesi prima alla figlia di aver visto Manuela, quel 2 agosto, discutere con dei ragazzi che si trovavano all'interno di un'auto, gli stessi che poi l'avevano caricata a forza sulla macchina. La figlia Lucia e il genero si erano messi in contatto col difensore di Pietro Ballarin. L'uomo però ritratta tutto e dice «È mia figlia che mi ha fatto venire qui? Bel lavoro, complimenti davvero». «Non ho visto nulla. Dalla finestra di casa mia non posso vedere la stazione. Se volete potete andare a controllare. Mia figlia? Adesso è in ospedale per un'operazione, ma quando rientra glielo darò io il ricostituente». Il 12 gennaio del 1995, alle 16.30, il presidente della corte Franco Boggio legge la sentenza. Ballarin viene condannato all'ergastolo dopo una camera di consiglio brevissima. Gli è stata tolta la patria potestà sul figlioletto di 3 anni e dovrà pagare una provvisionale di 50 milioni di lire alla mamma di Manuela in attesa che si definisca in sede civile il risarcimento dei danni. Ballarin ha ascoltato la sentenza in silenzio e poi è scoppiato a piangere. La moglie, Loredana Lagaren, sviene e viene soccorsa dal fratello che la porta fuori in braccio. Il 9 aprile vengono depositate le motivazioni della sentenza. Si è trattato di un omicidio di impulso dettato da un raptus. I giudici spiegano anche che Ballarin sia anche lui una vittima della sua condizione. Per questo gli sono state inflitte pene minime per i reati di ratto ai fini di libidine. È cresciuto all'interno di una famiglia disgregata prima e di una comunità priva di riferimenti positivi poi. È cresciuto totalmente abbandonato a se stesso, in una condizione di emarginazione e di violenza. Semi-analfabeta, con intelligenza inferiore alla media e scarsa capacità di contenere le proprie pulsioni. Si aspetta in autunno la sentenza di appello. Il difensore di Ballarin a maggio aveva fatto ricorso contro la sentenza di primo grado. Per lui, contro il suo assistito, ci sarebbero solo indizi. Il 16 dicembre del 1995, per Pietro Ballarin, viene confermato dalla Corte d'Assise l'ergastolo per l'omicidio di Manuela Petilli Marchelli. «Tu lo sai che non sono stato io, perché non lo dici?» urla Ballarin alla mamma di Manuela, che lo guarda disgustata e non gli risponde. A gennaio del 1996, Pietro Ballarin scrive una lettera dal carcere di Biella al quotidiano La Stampa. «Sono Pietro Ballarin, in carcere da 888 giorni e sono innocente. Aiutatemi. Chiedo alla gente di Torino, di Ivrea, Romano, Samone, Strambino,
a chiunque sappia qualcosa sulla morte di Manuela Petilli di ritornare con la mente a quel fatidico 2 agosto. Se avete visto o sentito qualcosa, siete pregati di recarvi presso i carabinieri o la polizia, o andate dal mio legale, il 25 maggio del 1996. Anche la Corte di Cassazione conferma la condanna all'ergastolo per Pietro Ballarin, detto Ringo. Il 9 ottobre del 2016, Pietro Ballarin, ormai cinquantenne, evade dal carcere di Torino, approfittando di un permesso premio di 1 ora e mezza, concessogli per una messa in suffragio della sorella. Ballarin viene arrestato 11 giorni dopo, il 20 ottobre, nel pomeriggio, all'ospedale San Giuseppe in via San Vittore a Milano, dove era stato ricoverato. Attualmente sta scontando la pena dell'ergastolo per l'omicidio di Manuela.